Sai perché il film Worth il patto è così importante per chi si occupa di negoziazione e mediazione? Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera e da oltre 20 anni mi occupo di formazione nella gestione delle controversie, la negoziazione e la mediazione. Inoltre, sono il presidente del Lazio dell'Associazione Italiana Formatori. Oggi ti voglio parlare di un film. Chi mi conosce sa che seguo tantissimo i film e soprattutto, oltre ad amarli, ho cercato anche di farmi una ragione di vita, se non altro professionale, rispetto all'uso dei film nella formazione. E infatti, e trovi anche il link nella descrizione di questo video, trovi il link di quello che è il mio videocorso che ho pubblicato su Udemy, proprio specifico sull'uso dei video nella formazione. Oggi ti parlo di questo film che è Worth il patto, un film che troverai sia sulla piattaforma Netflix, sia in questi giorni, in questo periodo anche su Sky. È un film uscito da poco e che ha tra l'altro grandi interpreti come Michael Keaton e Stanley Tucci. La regia è di Sara Colangelo, il film è di quest'anno. Allora, seguo un po' lo schema che seguo di solito quando pubblico un articolo. Tra l'altro, ho scritto anche un articolo su questo film che trovi sul mio sito www.stefanocera.it. E seguo un po' quello schema che è focalizzato su alcune sezioni. La prima è una citazione. Questo è un film che è importante per la negoziazione. Quindi la citazione già dà l'idea di quanto possa essere importante questo film per il tema negoziazione e mediazione. La citazione è una citazione appunto del protagonista del film, uno dei protagonisti che è Michael Keaton, che interpreta l'avvocato Ken Feinberg, che dice: "Io trovo che quello che funziona meglio sia il compromesso. Nessuno se ne va via troppo soddisfatto, soltanto abbastanza da andarsene." Chi è Ken Feinberg? È un avvocato, un famoso avvocato e mediatore americano che viene chiamato dal governo americano a intervenire per gestire tutto il risarcimento dei familiari delle vittime, dei familiari delle vittime in seguito all'attentato, il terribile attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. E questo è un elemento molto importante perché il governo americano si rende proprio conto che ci sarebbero stati danni devastanti all'intera economia americana se tutti avessero chiesto e iniziato delle cause per risarcimento danni al governo stesso in seguito appunto al crollo delle Torri Gemelle e ovviamente in generale all'attentato. Devo dire che Ken Feinberg, e questo veniamo all'altra sezione importante, perché questo film interessa a chi si occupa di negoziazione e mediazione? Ken Feinberg agisce come un mediatore, se vogliamo, molto particolare, è un mediatore giudiziario, ovviamente, quindi un mediatore un po' diverso, lo dico soprattutto ai miei colleghi che si occupano di formazione della mediazione civile e commerciale. È un po' diverso rispetto a quello che è un mediatore così come noi siamo pensati a immaginarlo, anche dal punto di vista delle caratteristiche. Infatti, Ken Feinberg all'inizio pensa che con la sola razionalità sia possibile fare tutto. E in effetti devo dire che lui imposta il suo lavoro solo su un piano razionale. Il punto qual è? È che questa attività ha dei vincoli molto forti. Intanto, la durata massima del lavoro della commissione, perché non è da solo, ma ha un suo staff, una commissione che gestirà tutto questo momento proprio di mediazione sul risarcimento del danno, la durata massima del lavoro non doveva andare oltre i 2 anni. Poi il vincolo dato dal governo degli Stati Uniti era che l'80%, almeno l'80% delle persone richiedenti del risarcimento avrebbero poi accettato la soluzione proposta dalla commissione. E l'obiettivo dell'attività di Ken Feinberg e della commissione è quello di definire una griglia di valutazione che non prevedesse personalizzazioni o la definizione di situazioni individuali. Ed è questo il punto che rappresenta la maggiore criticità. La maggiore criticità, purtroppo, questa maggiore criticità è determinata anche dallo stile, dall'approccio che ha Ken Feinberg, che questo è molto importante per chi si occupa di mediazione. Nella scena che noi vediamo intorno al 33° minuto del film, lui si presenta di fronte alle vittime o ai familiari, persone ferite o anche ovviamente alle familiari delle vittime di chi aveva perso la vita, e si presenta con un approccio molto sequenziale, logico, razionale. E non capisce perché le persone gli si rivoltano contro, le persone, diciamo, non si sentono minimamente accolte dal punto di vista emotivo, hanno bisogno di sfogare e anche di presentare la propria parte più intima, così duramente colpita dall'attentato. E lui invece pensa che tutto si possa risolvere attraverso un approccio puramente razionale, stare per dire quasi burocratico.
Guardate, questa scena è bellissima nella sua purtroppo tragicità, perché mostra proprio una persona totalmente anempatica con un gruppo di persone che invece aveva bisogno di un approccio basato sulle emozioni. E c'è anche una cosa che peggiora la sua situazione. Lui incontra, mentre sta andando via dopo una riunione che è andata decisamente male, proprio perché lui non è stato capace di entrare minimamente in empatia con le persone, incontra un vigile del fuoco che era ferito e lui istintivamente gli chiede come è successo e il vigile del fuoco gli risponde: Torre Sud, come mio fratello. A quel punto Feinberg risponde: ah, e dov'è? Lo sguardo del vigile del fuoco è tutto un programma per indicare che il fratello ha perso la vita. Lui si rende conto di aver fatto una gaffe. Ecco, lui non era pronto, emotivamente parlando, ad affrontare queste persone. Lo staff però si rende conto che c'era bisogno di lavorare anche su un piano più emozionale e comincia a mettersi a disposizione per incontrare le persone. E questo ovviamente determina anche un lavorare tanto su un piano emotivo. Ken Feinberg all'inizio si rifiuta. Lui cerca sempre un approccio che sia il più possibile non empatico, perché ritiene che solo così poteva riuscire a gestire la situazione. Finché arriva un incontro che gli cambierà in questo senso la vita. Un incontro con un blogger, tra l'altro l'ideatore del blog Fix the Fund, quindi aggiusta il fondo. Il nome è Charles Wolfe, interpretato dall'altro grandissimo attore che è Stanley Tucci, e Charles Wolfe gli fa capire proprio come il suo approccio fosse un approccio totalmente fuori dalla logica, fuori staremo per dire dalla grazia di Dio. E ho riportato nel mio articolo questa citazione, che adesso questo scambio, che è fondamentale sul fatto che proprio Charles Wolfe permette a Ken Feinberg di capire che stava proprio fuori strada, stava proprio perseguendo una sua logica che era una logica assolutamente incomprensibile. E Feinberg ribadisce la regola: non possiamo adattare le regole a ogni singolo caso. A un certo punto Wolfe gli dice: perché no? Il congresso vi ha concesso ampia discrezione e 7.000 cittadini vi stanno aspettando e vi stanno chiedendo di non essere trattati solo come numeri in un foglio elettronico, che era esattamente l'approccio di Ken Feinberg, con determinate regole che erano anche molto vincolanti. Ad esempio, il calcolo si basava unicamente sul reddito che era stato guadagnato nel corso dell'ultimo anno e non su parametri anche più ampi. Ma c'è questa frase che vi vado a leggere adesso che per me è fondamentale. Lei, dice Wolfe a Feinberg, si sta comportando come se la legge che richiama arrivasse direttamente dal Monte Sinai. Cioè, il sottomessaggio, che poi è quello più importante, ve lo dico alla romana che rende bene: oh, ma chi te credi di essere? Qui ci sono persone che si sentono totalmente non ascoltate e tu hai un approccio come se fosse la legge di Dio. Ecco. È questo che veramente apre gli occhi a Ken Feinberg, e tra l'altro anche l'incontro con una vedova che gli fa capire proprio che il suo approccio totalmente empatico non funzionava. Faccio spoiler, quindi se volete rivedere il film vi avverto, da adesso in poi è uno spoiler. La notizia, che poi è una storia vera e quindi è una notizia positiva per l'economia americana, mi sento di dire per l'economia poi di tutto il mondo, indubbiamente, in un modo diretto o indiretto, l'economia americana ha un grande senso per il resto del mondo. Pensate che con questi aggiustamenti, prevedendo soprattutto delle personalizzazioni, che era quello che Feinberg voleva assolutamente evitare fino al principio, è il segreto ed è l'elemento che garantisce il successo al lavoro della commissione. Alla fine, molte persone, quasi il 97%, ottiene quasi un percorso netto, il 97% dei richiedenti risarcimento accetta la proposta della commissione e quindi riesce a gestire nella maniera informale, ma in una maniera fondamentale per l'intera economia americana, quindi con un impatto sociale, ma anche politico, ma anche economico, molto importante, riesce a gestire questa situazione. Quindi il mio invito è, se l'avete visto, rivederlo anche alla luce di questi passaggi di cui abbiamo parlato. Ci sono due o tre scene che sono davvero da questo punto di vista molto importanti, ma mi sentirei dire che questo è un film simbolico sulla negoziazione, cioè un film che per intero ci dà l'idea dell'importanza del tema della negoziazione e anche della mediazione.
Bene, se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscriverti al canale, mettere il like e anche attivare la campanella per ogni tipo di aggiornamento. Ti ricordo anche che sul tema negoziazione ho pubblicato due videocorsi, un videocorso base e un videocorso avanzato, e trovi i link e tutte le informazioni nella descrizione di questo video. Infine ti ricordo i miei canali social, ecco li trovi adesso, e anche il mio sito www.stefanocera.it per rimanere in contatto. Grazie e al prossimo film per la formazione.